benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl. Questa volta ci dedicheremo ad un tema molto caldo, tanto per cambiare, e cioè come cavalcare l'onda delle nuove tecnologie, nuove o vecchie che siano, perché poi è difficile definire cosa è nuovo, cosa è vecchio, visto che cambia tutto alla velocità della luce, per crescere i nostri progetti senza farci sopraffare. Visto che cambia tutto così in fretta, è davvero difficile riuscire a capire come muoverci, quale canale decidere di scegliere, quando smettere di sceglierne uno e cominciare a sceglierne un altro e così via. Faremo tutto questo in compagnia di Cristina Pozzi. Ciao Cristina e grazie per essere qui con noi. Ciao e grazie a voi per l'invito. Cristina, tu sei esperta di nuove tecnologie e amministratore delegato e cofondatrice di Impact School. Raccontaci quello che fai a livello proprio di nuove tecnologie e da lì aiutaci a capire, magari attraverso una piccola ricetta o qualche esercizio pratico, come possiamo orientarci in un mondo in continua evoluzione. Hai detto proprio bene in apertura, il mondo oggi cambia alla velocità della luce, a volte ci sentiamo anche sopraffatti e sopraffatte dall'idea di non riuscire a starci dietro, a seguire tutti i trend, tutte le novità. E proprio oggi, proprio per questo, nasce la necessità di saper anticipare i cambiamenti che avverranno nel futuro e a volte anche anticipare i cambiamenti che avverranno in un futuro che può sembrare molto lontano, ma proprio per via di questa accelerazione potrebbe in qualche modo avvicinarsi. Quindi se prima, in passato, 100 anni fa, già riuscire ad anticipare qualcosa che sarebbe successo in 5 anni era una chiave strategica importantissima in ognuna delle nostre attività, oggi in realtà ci serve imparare a capire cosa succederà anche a 20 anni o a 30 anni. Possono sembrare tempi lunghissimi, può sembrare un esercizio inutile e difficile, e invece in realtà è veramente la chiave per affrontare il mondo di oggi e per orientarsi anche nel presente. Infatti proprio quello che fa Impact School, che fa la mia attività, è cercare di dare questi strumenti per comprendere meglio il proprio presente, ma soprattutto per comprendere qual è il nostro ruolo rispetto al futuro. Come si pensa al futuro a 20 o a 30 anni? In realtà proprio con strumenti completamente diversi da quelli che usiamo quando pensiamo al futuro a breve termine. Ed è per questo che in qualche modo serve fare un'attività formativa rispetto al futuro. Spesso quando con Impact School entriamo in aula, può essere una scuola superiore, un'università o anche un'azienda che vuole fare formazione con noi, la prima domanda è proprio: ma perché dovresti insegnarmi a pensare al futuro? Tutto sommato è un'attività che tutti facciamo tutti i giorni, banalmente quando decidiamo come vestirci, cosa mangiare domani, cosa fare nel weekend. È proprio l'attività tipica dell'essere umano, pensiamo al futuro per decidere cosa fare nel presente, di fatto. Eppure appunto, come dicevo, ci serve imparare questo tipo di attività nel momento in cui decidiamo di farlo nel lungo termine. Questo è un orizzonte temporale che ci crea maggiori difficoltà. E qui entrano in gioco anche le tecnologie che tu hai citato in apertura. Perché questa accelerazione rispetto ai cambiamenti che viviamo ogni giorno è fortemente influenzata da nuove tecnologie che sempre di più hanno la capacità di cambiare anche la nostra vita di tutti i giorni in pochissimo tempo. Per farci un'idea di quanto questo sia diverso rispetto al passato, se pensiamo ad esempio al frigorifero, alla tecnologia che c'è dietro al frigorifero, e andiamo a studiarne la storia, vediamo che prima che questa tecnologia entrasse nelle nostre case e riuscisse a cambiare le nostre abitudini, sono passati più di 100 anni dalla sua invenzione. Quindi eravamo a metà del 1800 quando è nata, pian piano è migliorata, si è ridotto di dimensioni, è arrivata l'elettricità nelle case che ha abilitato la possibilità di avere un frigorifero in casa. Quando poi però è arrivata, intorno agli anni 50 invece del secolo scorso, le nostre vite sono completamente cambiate. Ora qui un osservatore che avesse anticipato questo cambiamento avrebbe forse potuto vedere prima di altri
delle opportunità e quindi sicuramente qualcuno ne ha approfittato come inventandosi il concetto di supermercato, che prima senza il fresco, senza la necessità della refrigerazione non esisteva, inventandosi cibi precotti che anche hanno cambiato le nostre vite completamente, entrando nei nostri frigoriferi grazie al fatto che potevano essere conservati anche a casa. Mi viene in mente nuovi business. Esatto, mi viene in mente la Kodak, che appunto diciamo che forse ha fatto come errore quello di concentrarsi benissimo su qualcosa che ormai era obsoleto, mancando di lungimiranza nel evolversi e quindi riportando appunto questo esempio, come stavi facendo tu, al contesto imprenditoriale, al contesto lavorativo, appunto magari se non abbracciamo quella che è appunto la lungimiranza di dire ok, che cosa potrebbe accadere, perché è chiaro che nessuno ha la certezza, ma un osservatore, credo che il termine che hai usato, osservazione, sia molto importante, perché osservare è difficile, ma è solo quando osserviamo che possiamo bene o male connettere i punti. Un buon osservatore può anticipare quello che potrebbe essere una crisi di un colosso come al tempo è stato Kodak, invece che continuare a fare bene quello che è sempre stato fatto nel presente senza avere una proiezione verso il futuro. Caliamoci in un contesto familiare a chi ci sta ascoltando, quindi l'inizio ad esempio di una startup. Quindi già è tutto nuovo, le tecnologie che già esistono sono overwhelming, quindi mi fanno una paura bestiale perché già quelle io non le conosco, non so quale scegliere, figuriamoci se posso pensare a cosa succederà dopo Facebook o dopo Instagram o dopo l'email marketing o dopo tutto quello che può conseguirne. Quindi aiutaci a trovare ad individuare una mappa orientativa che possiamo seguire per trovare un po' una quadra fra queste due, fra questa dicotomia, insomma. Assolutamente, infatti hai detto bene, già la startup è tutto nuovo e deve pensare a qualcosa di nuovo, però è essenziale che pensi a un cliente che sarà un cliente oggi, ma anche domani, dopodomani, fra un anno e fra cinque. Poi è chiaro che si dovrà adattare nel tempo, continuare ad avere questa capacità di visione. Ora, qua è importantissimo, premessa, prima di dare anche una sorta di ricetta sui vari step che si possono seguire per riuscire ad acquisire un vero e proprio orientamento, io lo chiamo al futuro, che poi ci serve nelle nostre attività. È necessario in generale avere tutte le visioni, quindi non solo quella a lungo termine. Oggi parliamo di questa perché è quella che siamo meno abituati ad avere e che a volte è proprio quella che fa sì che poi magari sbagliamo perché non abbiamo visto arrivare qualcosa di nuovo. Però è sempre importante anche saper osservare nel breve e nel medio termine, perché se no si rischia anche di fare, soprattutto se si fa una startup, magari un salto troppo lungo, cioè si immagina un futuro che potrebbe arrivare a breve, si immagina la necessità di un nuovo prodotto, in realtà questo prodotto arriverà fra molto più tempo e i clienti non sono pronti, il mercato non è pronto e si rischia di nuovo di sbagliare, non tanto perché non si è avuta la capacità di visione, ma perché non si è capito quali erano i tempi e la situazione del presente, quindi è importante avere tutti e tre gli orizzonti, questo ci tengo a specificarlo. Se invece appunto quello che ci manca è la visione a lungo termine, vogliamo sviluppare anche quell'orizzonte, possiamo innanzitutto osservare, questo è proprio il primo step, il futuro nasce dal presente, quindi se non osserviamo cosa sta succedendo nel presente non saremo in grado di cogliere i cambiamenti. In realtà nel presente noi abbiamo due grandi tipologie di cose che possiamo osservare, i famosi megatrend, i trend di cui si parla molto, e questi sono anche facili da studiare e da reperire perché basta cercare un po' online, si trovano tantissime aziende che ne parlano, che ci raccontano dei cambiamenti demografici, del cambiamento climatico, quindi di questi noi non possiamo far altro in qualche modo che prendere atto, conoscerli meglio e di conseguenza comportarci. Poi però ci sono anche delle altre cose che sono un pochino magari più difficili da scovare, ma poi sono quelle più preziose nell'orientare la nostra attività di tutti i giorni. Sono dei piccoli segnali, segnali deboli si chiamano. E questi proprio nascono da un'attenta osservazione, che però, non preoccupiamoci, in realtà è semplice da sviluppare. Una volta entrati nel meccanismo diventa anche divertente. Un modo molto semplice è sempre quello di leggere le notizie che escono tutti i giorni.
Un segnale debole può essere, ad esempio, una nuova startup, magari concorrente della vostra, oppure semplicemente in un altro mercato limitrofo. Facciamo un esempio, oppure una nuova tecnologia, magari leggiamo che Google sta sviluppando delle cuffiette che fanno la traduzione simultanea di 24, 30, 50 lingue, sempre di più, perché migliora sempre di più il traduttore basato su intelligenza artificiale che Google offre. Bene, questo è un segnale. Cosa faccio una volta che ho osservato e scovato questo segnale? Comincio a pormi delle domande. Quindi intanto raccolgo dei dati, cerco di analizzare meglio di cosa si tratta, come funziona, cerco di studiarlo, perché poi è dallo studio della tecnologia che riesco a comprendere meglio le potenzialità. Però poi mi pongo proprio delle domande, un esercizio logico ma anche semplice da fare. Cosa può significare, cosa potrebbe portare questo tipo di cambiamento? In realtà dallo stesso segnale possono nascere tanti diversi scenari futuri. Intanto posso immaginare che chi lavora in un settore come quello della traduzione delle lingue, che fa l'interprete, potrebbe avere bisogno di adattare il proprio lavoro di conseguenza. E quindi questo è un meccanismo, no, per cui trovo una conseguenza di primo livello. Probabilmente si potrebbe concentrare di più su aspetti culturali che difficilmente l'intelligenza artificiale traduce, ma nel momento in cui ho già il supporto della tecnologia posso comunque aver bisogno di qualcuno che mi guidi in questi aspetti. Quindi magari per esempio posso inventarmi un prodotto, un servizio, una nuova startup addirittura che vada a rispondere a questo tipo di bisogno. Questo potrebbe essere una delle cose. Dall'altro lato, se anche solo individualmente mi piace viaggiare, quanto è più facile viaggiare se non ho bisogno di qualcuno che mi aiuti con le lingue, soprattutto quando è una lingua molto diversa dalla nostra. I commerci, magari è più facile aprire i commerci con un paese straniero perché non c'è più lo scoglio della lingua. Magari il mio stesso prodotto è un prodotto che ha bisogno di essere tradotto e quindi mi si aprono nuove opportunità. Quindi qua, osservando un piccolo segnale, già posso avere tante idee calate sulla mia realtà, quindi ovviamente collegandolo a quello che io faccio. Non finisce qui ovviamente l'attività, perché sennò sarebbe anche troppo semplice, però questo è un bel esercizio che si può fare tutti i giorni, 5 minuti, porsi l'obiettivo di ragionare 5-6 minuti, farsi due appunti su una notizia che avete letto online, sul giornale, su Instagram, qualunque sia il modo in cui vi informate normalmente. È importante però poi anche selezionare, quindi voi avete a disposizione tutta una serie di segnali, quando comincerete a cercare di notarli saranno fin troppi, quindi vi sentirete tempestati da segnali. Bene, selezionate quelli che però effettivamente vi interessano, quindi questa è una parte un pochino più difficile. Perché? Perché spesso tendiamo a selezionare quei segnali che ci sembrano avere più a che fare col nostro lavoro. Quindi magari io adesso vi ho fatto questo esempio di Google che traduce le lingue e voi avete pensato, ma sì, ma questo a me non interessa perché io mi occupo di cucina, non mi interessa niente delle lingue. In realtà non è detto che un cambiamento come quello che può portare un traduttore simultaneo non riguardi minimamente il vostro settore, anzi, spesso i problemi per un'azienda o per una startup nascono proprio quando il cambiamento arriva da un'altra parte, ma gli impatti comunque ci riguardano. Quindi, per esempio, quello che vi raccontavo prima del frigorifero in realtà è un esempio molto utile, perché in realtà il più grande impatto che ha avuto, oltre a quelli che vi ho raccontato che erano nuovi business, è stato quello di creare una vera e propria rivoluzione sociale dando più tempo libero alle donne. E quanti business o quante idee potevano nascere dal fatto che le donne erano più libere, quindi da un cambiamento sociale. Quindi magari anche l'esempio che ho fatto prima io sulle lingue potrebbe avere degli impatti sulla società tali da far sì che nascano completamente nuove esigenze e nuove tipologie di clientele. Quindi non eliminate quei segnali che vi possono sembrare lontani dal vostro settore, ma selezionate quelli che, dopo averci fatto un ragionamento come quello che raccontavo prima, in qualche modo possono avere degli impatti che riguardano i vostri clienti.
Cristina, mi veniva quasi da aggiungere che sarebbe bello se abbiamo un team di persone dedicare magari una volta al mese o anche più spesso se c'è la possibilità una mezz'ora, 45 minuti di brainstorming proprio su questo, dove ciascuno ha letto una notizia, sceglie quello che l'ha colpito di più, su cui ha fatto una riflessione e poi possono venire un sacco di idee, magari anche sconnesse da quello che era l'intento iniziale, che era quello di capire, però possono nascere un sacco di idee creative utili poi alla crescita. Guarda, assolutamente sì, tanto che lo step successivo è proprio quello di aggiungere un pizzico di creatività, quindi hai proprio anticipato il passaggio, nel senso che fino ad ora era un'attività più analitica e anche più di deduzione logica, quindi anzi deve essere rigorosa, io non posso dedurre dalle cuffiette di Google che andremo a vivere su Marte, perché sono due cose completamente sconnesse tra loro. Però chissà mai che in mezzo ci siano degli anelli di congiunzione, per cui con un po' di creatività, che non significa fantasia, questo è importante, vuol dire però riuscire a pensare un po' fuori dagli schemi rispetto a quegli impatti di cui si parlava prima, e con un po' di creatività si possono andare a pensare a dei cosiddetti, si chiamano scenari futuri, che si sono evoluti di conseguenza anche a dei piccoli segnali che uniti insieme, quindi guarda, è proprio anticipato esattamente lo step successivo del processo, perché più punti di vista ci sono meglio è, quindi se si fa in più persone funziona meglio, perché d'altronde il mondo è complesso, no? Quindi non è che da un solo segnale cambia completamente tutta la nostra società o il modo in cui viviamo la nostra vita tutti i giorni, però se prendo in considerazione tanti punti di vista è più facile che abbia un quadro più realistico. E soprattutto serve un po' di creatività che aiuta ad andare un po' oltre, proprio perché appunto il mondo è complesso e non è tutto sempre lineare. Quindi questo è esattamente il passaggio successivo ed è uno di quelli più importanti, perché proprio da qui nascono un sacco di cose e spesso sono cose che poi tra di loro, guardandole a posteriori, creano scenari anche completamente discordanti tra loro, quindi magari da uno stesso segnale, da una stessa nuova tecnologia o startup o magari frase sentita anche da un nostro nipote che ci fa capire che la nuova generazione è completamente diversa dalla vecchia, anche quello è un segnale. Da quella stessa cosa io posso trarre conseguenze completamente opposte. Cosa significa? Che ce n'è una giusta o sbagliata? Assolutamente no. Significa che entrambe sono conseguenze possibili, magari una di queste più probabile, una meno, ma non conta, perché quando si parla di futuro e di nuove tecnologie che possono avere questa potenzialità dirompente, non importa quanto siano probabili, potrebbero accadere entrambe e quindi comunque mi è utile analizzarle entrambe anche nei minimi dettagli. E magari pensare a un piano di reazione se dovessero accadere, e questo proprio significa anticipare uno scenario futuro essenzialmente. A quel punto siamo pronti a reagire a qualunque cosa succeda. A questo proposito mi viene in mente una situazione abbastanza recente che ha coinvolto alcuni canali social, no? Che ormai non si sa per quanto, visto appunto i cambiamenti continui, però sono uno strumento chiave per il personal o corporate branding, comunque insomma per riuscire a farsi conoscere. È impossibile non utilizzarli perché parleranno di te anche se non ci sei, quindi tanto vale sapere quello che sta accadendo. È vero è però che ad esempio con le polemiche che sono seguite a questo cambio di algoritmo di Facebook, che peraltro guardando col senno di poi è stato sempre graduale, quindi prima una goccia, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, quindi magari osservando con lungimiranza si sarebbe anche potuto prevedere, e c'è sicuramente chi l'ha fatto, ma questo in quello che è sembrato come un cambiamento improvviso ha creato non poche difficoltà ad aziende che avevano investito in questa direzione un sacco di risorse umane ed economiche, trovandosi improvvisamente, alcune hanno addirittura chiuso perché avevano investito, avevano messo tutte le loro uova nello stesso paniere. Ora qui si aprono vari, ecco, varie porte, ma tenendo presente questa linea di osservazione di quello che potrebbe accadere, come possiamo evitare di trovarci in una situazione come quella in cui molte aziende si sono trovate poco tempo fa?
Beh, è proprio adottando questo tipo di ragionamento che in gergo strategico si chiama scenario planning, e cioè pianificazione basata su diversi scenari. Tra l'altro questo nasce proprio da un'azienda, in realtà se l'è inventato Shell, che fu la prima e l'unica ad avere pianificato potenziali strategie sulla base di diversi appunto scenari, opzioni di come potevano andare le cose. E quindi quando c'è stata la crisi energetica negli anni Ottanta, loro non avevano capito bene le tempistiche con cui questa cosa sarebbe potuta accadere, ma tra le possibili previsioni c'era anche quella. E quindi avevano già un piano strategico ben definito su come comportarsi se quella cosa si fosse verificata. Quindi anche un concetto di gestione del rischio, se vogliamo, no? Quindi nel loro caso hanno immaginato che il fatto di dipendere troppo da determinati paesi avrebbe potuto diventare un rischio se questi paesi da un giorno all'altro avessero chiuso in qualche modo i rubinetti, chiamiamoli così, no? Quindi in questo è esattamente, se vogliamo, la stessa cosa, nel senso che affidarsi troppo. È chiaro che se sei un business che nasce basato su Facebook non puoi fare altro che affidarti troppo su Facebook, però sapere che c'è il rischio di cambiamenti improvvisi nelle policy, questo lo possiamo immaginare perché l'abbiamo già visto accadere in passato, quindi dall'osservazione di quello che accade non è difficile pensare che possa ripetersi e quindi proprio per questo cercare di avere dei piani B. I cosiddetti, no, delle vie di uscita in modo da non dipendere mai troppo da un solo canale, da una sola azienda. Questo in generale è comunque un consiglio importante per chiunque. Se il tuo business si basa solo su un cliente, è problematico. Quindi conviene differenziare sempre un po', quindi sapendo che spesso questi social network, o la stessa Google, insomma, questi grandi giganti tecnologici hanno il potere di cambiare da un giorno all'altro le regole. Mi viene in mente anche, per esempio, Airbnb o altri nel mondo del turismo. Magari tra chi ci ascolta c'è qualcuno che affitta un appartamento, o chi magari solo ogni tanto, chi come attività principale. Anche nel caso di Airbnb è capitato che cambiassero delle regole da un giorno all'altro. E che se non veniva fatta l'accettazione non si poteva più neanche interagire col cliente che magari stava arrivando quel giorno lì nell'appartamento. È capitato anche a me. E anche qui cosa fai? In realtà qualche segnale su questo cambiamento era arrivato, però ti trovi completamente bloccato. O accetti o smetti di lavorare con questa piattaforma. Quindi anche in questo caso è bene magari averne più di una, per esempio, questo è sicuramente un consiglio utile, ma penso in qualunque contesto e per chiunque. Quindi, se dovessimo ricordare con un acronimo o con una serie di lettere quali sono gli step, abbiamo detto Sì, osservare, quindi O. osservare, selezionare. In realtà l'acronimo non è proprio un acronimo pronunciabile, però le parole sono queste, quindi Proviamo. osservare quello che accade attorno a noi, selezionare i segnali che vogliamo analizzare. Ragionare su questi segnali e sulle possibili conseguenze, applicare un po' di creatività al ragionamento che abbiamo fatto e poi in realtà aggiungo un ultimo step che non abbiamo ancora approcciato, che è quello della riflessione, che io credo che sia sempre importantissimo, al di là dell'utilizzo che ne facciamo ai fini di business. Se pensiamo al futuro, se pensiamo a delle evoluzioni di nuove tecnologie, non possiamo prescindere da una riflessione che sfocia poi anche nella riflessione etica, perché a quel punto siamo responsabili delle scelte che facciamo oggi, abbiamo tutta una serie di informazioni in mano, potremmo aver visto davanti a noi possibili scenari che secondo noi non rispecchiano i valori etici che vogliamo vedere realizzati nel futuro e quindi poi in qualche modo ci ritroviamo la responsabilità addosso di decidere in che direzione andare, per cui io ci tengo sempre molto anche a questo aspetto, anche se non è detto che sia conveniente dal punto di vista di Certo. business, ma credo che qualunque cosa si faccia, business o in termini individuali, non possa prescindere anche da questo tipo di riflessione.
Assolutamente, tra l'altro collego questa riflessione alla parola impatto, che non è un impatto legato necessariamente al bilancio economico di un'azienda, ma alla capacità che un'azienda o una singola persona che lavora all'interno di una grande azienda può avere nel unire appunto l'aspetto etico a quella che può essere una crescita anche economica. Ultima domanda, Cristina. Dove troviamo, in base ai nostri settori di riferimento, i canali giusti per informarci in modo attendibile su quelli che sono i nuovi trend? Perché appunto su internet troviamo tutto il contrario di tutto. Ci sono degli accorgimenti che possiamo seguire per non imbatterci in fake news o cose inutili per noi? Beh, è sempre bene verificare le fonti di qualunque cosa si legga, soprattutto quando si parla di nuove tecnologie o scoperte scientifiche. Ahimè, c'è sempre il titolo sensazionalistico per attirare le persone, quindi vi ricordate che dicevamo facciamoci tante domande? Ecco, in quella fase lì di analisi, cioè quindi di osservazione e selezione dei segnali e delle notizie, sempre farsi domande, andare a verificare se c'è una fonte, cliccare, andarla a leggere e capire come è stata interpretata quella notizia dal giornalista o da chi l'ha ripresa. E a volte non basta che la notizia arrivi da magari una grande testata giornalistica, anche straniera, perché ci sono stati casi in cui in realtà sono girate delle fake news proprio perché alimentate anche da qualcuno che non aveva letto bene una notizia. Penso quando dicevano che due intelligenze artificiali di Facebook avevano inventato una nuova lingua, non era assolutamente vero, c'era un baco nel software e quindi anziché parlare con parole comprensibili dicevano sillabe a caso, quindi non era certo una nuova lingua, però era uscito su qualunque giornale, quindi diffidare sempre a prescindere dalla testata giornalistica sicuramente aiuta se è una testata riconosciuta come fonte, ma andare sempre a verificare se le fonti sono indicate, già questo è importantissimo perché chi fa una fake news di solito non indica la fonte, andarsela a leggere, cercare di comprendere meglio e farsi tantissime domande da questo punto di vista. Poi però quando trovate le fonti giuste, segnatevele, iscrivetevi alla newsletter, restate in contatto in modo tale che pian piano, magari nel giro di un anno, arrivate a costruirvi una sorta di newsletter personale in cui vi arrivano tutte le informazioni che pensate possono essere interessanti per voi. Questo ci vuole un po' costruirlo, ma funziona molto bene, perché poi vi ritrovate davvero ad avere un feed in entrata su tutti i canali che utilizzate, social o newsletter, che arriva in automatico e sapete che vi potete fidare, quindi... Fantastico, grazie per queste chicche pratiche che però sembrano semplici e banali, ma in realtà fanno tutta la differenza. Ti ho detto una bugia, Cristina, non era l'ultima domanda. L'ultima domanda è questa. Va bene, dai. Quale dai, ce la possiamo fare. Quale donna ad alto impatto pensi dovrai intervistare dopo di te? È una domanda difficilissima senza preparazione. Lo so. Per questo la faccio a bruciapelo, così non c'è tempo di pensare. Ok, Selene Biffi. Ok, per quale motivo? Ma perché unisce sia la capacità di visione che la conoscenza di nuove tecnologie e soprattutto l'applicazione di queste due cose per creare un futuro con un impatto positivo. Fantastico. Io, Cristina, ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata che sinceramente avrei voluto potesse durare un altro paio d'ore, ma il tempo a nostra disposizione, ahimè, è finito. Per chi ci sta ascoltando, ragazzi, vi ricordo che sotto l'episodio, sia che lo stiate guardando o ascoltando, se lo state guardando dal blog, troverete il minutaggio preciso con tutti i punti che abbiamo coperto per non perdervi nemmeno un pezzettino. E vi invito naturalmente a fine puntata a commentare qui sotto sulla parte che più vi ha colpito e soprattutto che metterete in pratica, perché come sempre, se ascoltiamo senza mettere in pratica, non serve a nulla. Grazie ancora, Cristina, per essere stata con noi. Grazie a voi, a presto. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.